Noi con questa iniziativa, che è la terza edizione quest'anno, costruiamo sostanzialmente un circuito di carattere turistico, cioè mettiamo insieme tutto quello che le comunità fanno in termini di rappresentazione, di rievocazioni storiche, presepi artistici, viventi, i quadri storici in alcuni paesi, e costruiamo un circuito turistico di carattere religioso, ma anche alla scoperta dei nostri antichi borghi e delle nostre montagne, e la offriamo al mondo e all'Italia ovviamente come attrazione di carattere turistico. Sono 19 le rappresentazioni, i presepi, sono 15 centri storici interessati, dalla Valnerina al Ternano, 3 province, perché è coinvolto Greccio, dove il presepe ovviamente è stato inventato da San Francesco tanto tempo fa. Andiamo a Massa Martana quest'anno, quindi il circuito si allarga con i presepi d'Italia, la mostra dei presepi d'Italia, presepi di ghiaccio. È entrato Stroncone con 2 presepi, Coppe di Stroncone e Stroncone Cenere, quindi un circuito turistico che si allarga sempre di più sotto il titolo delle terre di San Valentino. Noi abbiamo registrato alla Camera di Commercio questo brand e per noi dovrà essere il marchio di riferimento che ci accompagnerà in giro per il mondo e che porterà la nostra città, dovrà portare la nostra città in giro per il mondo con il marchio delle terre di San Valentino.